a tutti e benvenuta nella cucina di Mamma Lo, anche se qui questa volta non siamo proprio nella cucina, perché sto registrando di qua perché ovviamente stando adesso tutti quanti in casa, in cucina c'è mio marito, di là c'è mia figlia, quindi non posso mettermi a registrare mentre che loro stanno facendo altre cose, giustamente, visto che siamo in quarantena tutti quanti, quindi siamo tutti dentro casa e dobbiamo così farlo effettivamente. E quindi io mi sono chiusa nella mia, ovviamente nel mio laboratorio e vi spiego qui qualche cosina. Allora, oggi vi voglio parlare della macchina del pane. Allora, io prima avevo l'Alice, ora ho la Silvercrest, ma diciamo che fondamentalmente le macchine sono quasi tutte simili, se poi andiamo a vedere. Allora, perché ho fatto questo video? Perché facendo parte di alcuni gruppi che proprio utilizzano le macchine del pane, mi rendo conto che c'è un po' di agitazione, nel senso, oddio, il pane non mi viene, questa macchina non funziona, probabilmente non cuoce, oppure il pane mi viene troppo bianco, perché non fa la crosta, insomma, tutte queste domande, no? Ma dovete stare tranquille, perché ovviamente dobbiamo un pochino anche aiutarci con le nostre esperienze, no? Nel senso, io utilizzo la macchina del pane, io i primi pani che ho fatto con l'Alice erano, vi posso assicurare, quasi da secchio, perché effettivamente non ne avevo neanche le competenze o le esperienze di panificazione normale. Quindi pensavo che mettendo tutti gli ingredienti all'interno di questa macchina lei facesse dei miracoli, invece i miracoli non li può fare, anche perché un po' siamo fuorviate anche dalle ricette dei vari ricettari, no? Perché ci dicono il pane morbido, quello normale, quello così, quello, e noi andiamo a seguire le ricette, ma a volte non stiamo attenti. Eh già, non stiamo attenti, perché quando andiamo a vedere le ricette nel ricettario, no, noi ci troviamo ovviamente le nostre ricettine, c'è scritto su ogni ricetta farina di frumento tipo DE550. Mamma mia, che è? Una farina vale l'altra. E no, non è una farina vale l'altra. Io spesso mi sento persone che mi dicono: ho fatto il pane, poi la prima cosa che gli chiedo: ma che farina hai messo? La 00. La 00. Allora, per panificare la 00 non ci siamo, non va bene, perché è una farina che secondo me va bene per i dolci, anche, cioè, secondo me non va bene per niente perché è una farina talmente tanto lavorata e talmente ricca di zuccheri che sinceramente mette un po' a pensiero utilizzarla, però chi la utilizza va bene per i dolci è una farina molto, fa venire questi dolci molto soffici, molto delicati, sembra, ma tanto tanto ricchi di zuccheri comunque. Vabbè, questa è una mia opinione. Cancellatela. Nel senso, non vi preoccupate, però è una mia opinione. Io ad esempio utilizzo la 0, dalla 0 invece della 00, e poi per il pane va bene molto la farina di semola rimacinata. Potete utilizzarla da sola, quindi solo semola, e il pane è buonissimo. Oppure dividere le quantità della farina. Se ad esempio sulla ricetta avete cioè c'è scritto 600 grammi di farina, ne fate 300 di semola e 300 di zero, 400 di semola e 200 di zero, insomma, vi regolate un po', ma non mettete solo farina 0, 00, scusate, perché la farina 00 non vi darà mai dei risultati eccellenti. Poi, ad esempio, sulla Silvercrest abbiamo delle ricette sempre con burro o margarina. Ma perché? Perché comunque è una macchina che viene dalla Germania e i tedeschi utilizzano molto burro e farina, ma è burro e margarina. Noi non lo utilizziamo per fare il pane, utilizziamo l'olio. Una cosa molto buona è mettere l'olio extravergine d'oliva, che effettivamente dà un buon profumo, un buon sapore al pane. Quindi sostituite margarina e burro con l'olio, ok? Dopodiché abbiamo lievito secco o lievito di birra e tutti quanti si prende il panico. Mamma mia, ma qui c'è scritto 6 grammi di lievito secco. Allora, la proporzione all'incirca, anche perché poi alla fine il lievito, se ce n'è di meno, è anche meglio. È peggio quando ce n'è di più perché vi rimarrà il pane sullo stomaco e poi
darà proprio l'odore di lievito che dà veramente disgustoso. Quindi 6 grammi di lievito secco, voi potete mettere all'incirca 18-20 grammi massimo, quindi non è un cubetto di lievito, perché il cubetto mi sembra che è da 25, se non erro. Quindi il lievito mettetene poco più di mezzo, perché è sufficiente. Per un 600 grammi di farina va più che bene. E poi sale e zucchero. Allora, il sale ovviamente ci sono delle grammature all'interno delle ricette, ma se vi piace un pochino più sciapo ne mettete di meno, se invece vi piace saporito ne mettete un pochino di più. Non eccedete con il di più, al limite tenetevi piuttosto bassi. E poi lo zucchero. Perché lo zucchero? Allora, oltre al fatto che lo zucchero aiuta la lievitazione del pane, ma dà anche il colore. Infatti, se sostituite lo zucchero con miele o malto, vi verrà ancora più colorito, quindi più bruno sulla superficie. Quindi questi sono i piccoli accorgimenti che dovete fare modificando ovviamente qualche ricetta che avete. Quindi prendete un pane classico e poi lo modificate. Un'altra cosa importante, la Silver Crest ci dà la possibilità di aggiungere a un certo punto degli ingredienti in più. Quindi, una volta che abbiamo messo i nostri ingredienti, e adesso vi dico anche, prima dovete mettere tutta la parte liquida, ok? Quindi mettete l'acqua, mettete, io ad esempio faccio così, vi do quello come faccio io e poi vi faccio vedere insomma la foto del pane e il risultato. Acqua, olio, lievito, ok? Farina, cioè, e zucchero, scusatemi, quindi acqua, vi faccio tutto. Acqua, lievito, olio e zucchero, ok? O malto, o miele, quello che volete. Farina, sale. Il sale lo mettete proprio sopra, in modo tale che nel momento in cui le pale cominceranno ad amalgamare la parte della farina, zucchero, lievito e quant'altro, arriveranno all'ultimo a prendere il sale, ok? Perché il sale è meglio che sta lontano dal lievito e dallo zucchero, in modo tale che aiuta un po' di più la lievitazione. Nel momento in cui inizierà l'impasto di questa macchina, a un certo punto ci sarà un beep e noterete che cerco di non fare rumore, sul vostro schermo compare questa scritta ADD, sta ad indicare aggiungere. Possiamo in quel momento aggiungere ingredienti in più. Quindi vogliamo fare il pane con le olive? Ci mettiamo le olive. Vogliamo fare il pane con la curcuma? Inseriamo la curcuma. Vogliamo fare il pane al rosmarino? Ci mettiamo il rosmarino. Ci vogliamo mettere tutto quello che ci viene per là. I semini, tutto quello che insomma ci viene in mente in quel momento, possiamo inserirlo nel momento in cui ci dirà la macchina di aggiungere. La Silvercrest dà questa possibilità, ci saranno altre macchine che avranno la stessa cosa, in quelle che invece non lo danno dovrete stare attente nel momento in cui ha finito di fare il primo impasto, perché di solito fanno un primo impasto, si fermano, poi dopo riprendono e fanno un altro po' di impasto, okay? Cioè continuano a impastare. Tra questi due impasti inserite gli elementi che voi volete aggiungere. La doratura. Allora, io normalmente metto sempre il massimo perché a me piace il pane ben cotto, però le varie macchine hanno un livello di doratura, basso, medio e alto. Io ovviamente metto sempre l'alto, però è anche buono il medio, se vi piace appena appena dorato. Se vi piace il pane proprio completamente bianco, invece mettete la doratura quella base, quella più bassa. Che altro vi volevo dire? Vedete? L'età avanza. Niente, penso di avervi detto, diciamo, un po' tutto di questo diciamo iniziale per creare il pane. Io piano piano farò dei video dove specificherò i vari programmi, ovviamente quelli della Silvercrest. Chi non ha la Silvercrest mi dispiace, io in questo momento ho solo questa per potervi dare delle notizie. Quindi adesso vi saluto, se avete altre domande me le fate qui sotto il video, non c'è nessun problema.
E spero, insomma, di essere stata abbastanza chiara nelle spiegazioni. Ed ecco qui il pane cotto con la macchina della Silvercrest. Spero di esservi stata utile. Un abbraccio e al prossimo video.